Nella vela li chiamano match race. In politica il termine più usato è semplicemente duello. È quello che pare profilarsi in casa 5 Stelle per le primarie che sanciranno il candidato governatore in Friuli Venezia Giulia alle regionali 2018 e alla figura già ampiamente pronosticata della friulana Elena Bianchi, consigliere regionale pentastellato, si contrappone pare il triestino Stefano Patuanelli, già consigliere comunale a Trieste e fra i fondatori del movimento. È il Movimento 5 Stelle dal Parlamento al più piccolo comune, pensa prima ai programmi e dopo alle persone. Dopodiché io sono a disposizione del Movimento 5 Stelle sia per partecipare alla stesura del programma che per qualsiasi altra cosa e decideremo le cose assieme. Poi ci saranno ovviamente i voti online. Fra quelli che verranno scelti come candidati consiglieri ci sarà chi si metterà a disposizione e ci sarà un'ulteriore votazione. Quindi come dire, niente di nuovo sul fatto che ci saranno delle tra virgolette primarie. Poi insomma bisogna un po' riempire il tempo e i giornali si divertono. Non mancano quanti sostengono un candidato specifico nonostante manchi ancora un po' di tempo. Ma sicuramente è un ottimo candidato per cui io sicuramente lo sponsorizzo, nel senso che è molto competente, ha anche avuto l'esperienza di 5 anni di consigliere comunale. E chi invece si attiene al mantra grillino del parola alla rete. No, ma non ci sarà nessun duello, anche perché io mi auguro che ci siano poi anche altre persone che daranno la disponibilità a candidarsi. Sicuramente avremo una lista molto, molto lunga di candidati consiglieri. Beh, questo è gossip. Ci sarà la scelta di un candidato condiviso che rappresenterà tutta la regione per il bene del movimento e dei cittadini che andremo a rappresentare e a governare. Sullo sfondo c'è il decennale del V-Day di Bologna, l'evento che lancia la piattaforma Rousseau al magazzino 42 della stazione marittima, che è a tutti gli effetti un congresso regionale del movimento che non si vuole ancora chiamare partito, in cui gli eletti passano in rassegna la propria attività davanti al pubblico e tirano un bilancio di questi 10 anni in politica tra conferme e trasformazioni. Il decennale deve essere visto come